TV Week, penale d'impresa, questa è la settimana, lo ricordo che Le Fonti TV dedica a un tema cruciale nell'ambito della situazione post-Covid 2019. Naturalmente in questo focus si parla delle nuove responsabilità penali per l'impresa dopo il Covid 2019. Per chi non lo sapesse, Le Fonti ha deciso, insomma, dopo l'emergenza coronavirus, di creare delle settimane ad hoc con eventi, focus, interviste e l'intervento di protagonisti che possano raccontare come stanno vivendo questo periodo, questa fase soprattutto che ci sta portando alla ripartenza. È appena iniziata, quindi parlare di partenza vera e propria forse è troppo, però chiaramente si stanno mettendo, diciamo così, tanti tassellini che poi dovranno ricostruire il paese. L'Italia non è stato l'unico paese colpito, ancor di più però bisogna sapere essere attrattivi proprio anche verso l'esterno. Questa sessione è la sessione 4 e parleremo di quali sfide esistono in questo momento per il comparto retail, quindi dagli affitti degli spazi alla riduzione dei volumi in un settore in cui i volumi sono quanto mai centrali. Quindi cercheremo di capire come si sono anche ridelineati gli spazi. Io saluto i relatori, o meglio gli ospiti che ne parleranno con me. Filippo Fonzi, Legal Director di Unieuro, buon Sera. Buonasera. pomeriggio, buonasera ormai, ben trovato. E Marco Pessi, General Counsel di OVS, buonasera a lei. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Allora, partiamo proprio da lei, Fonzi, per una riflessione, così prima, diciamo, affrontiamo i macro temi per poi andare nelle questioni più specifiche. Riflessione sulla valutazione tra questo nuovo rischio biologico e il rischio della violazione della privacy in fase di emergenza, perché insomma è chiaro che quando c'è un'emergenza molte cose si lasciano da parte, si guardano meno e spesso magari sono anche le più importanti. Sì, corretto. Gli stati normalmente in uno stato di emergenza come quello che abbiamo vissuto e tutto sommato stiamo ancora vivendo, che molti più o meno retoricamente hanno equiparato a una guerra, tendono ovviamente a comprimere determinati diritti e libertà fondamentali garantite dalla Costituzione piuttosto che dalle convenzioni internazionali sui diritti umani a favore di un bene comune più alto, più superiore. Questo avviene sia negli stati democratici sia negli stati invece con un'esperienza o in un contesto più autoritario e dittatoriale. Negli stati democratici, nei quali ci annoveriamo, ovviamente queste limitazioni non possono che, queste compressioni di alcuni diritti fondamentali, quali in questo caso il diritto alla privacy e il diritto alla protezione dei propri dati personali, devono ovviamente essere limitate, non possono essere delle restrizioni illimitate, devono essere limitate nel tempo, ma anche nell'oggetto, quindi devono essere in qualche maniera conformi e coerenti al principio di necessarietà. Solo ciò che è strettamente necessario può giustificare una limitazione a un diritto fondamentale, quale potrebbe essere quello della privacy. Ovviamente in Italia, francamente, è forse ancora più difficile questo tentativo da parte del legislatore di comprimere eventuali diritti personali, diritti fondamentali dell'uomo, perché la stessa Costituzione non lo consente. La Costituzione parla di poteri speciali solo ed esclusivamente in caso di guerra. L'articolo 78 della Costituzione, in alcuni casi, alcuni interpreti hanno suggerito di estendere analogicamente l'applicazione di questo articolo 78 alla pandemia. In realtà l'unico riferimento ad una situazione di emergenza, qual è un'emergenza pandemica, è nell'articolo 120, che però, a differenza per esempio della Costituzione francese, che è caratterizzata ovviamente da un regime di governo diverso, più orientato verso il potere esecutivo, probabilmente, non consente da parte dell'esecutivo, una totale, come dire, avocazione a sé di tutti i poteri, diversamente da quanto invece fa la legislazione, appunto la Certo, Costituzione francese. certo. Quindi è ovvio che il legislatore ha dovuto, in una situazione di particolare emergenza, quindi particolare pressioni anche temporali, operare questo trade-off,
lo ha operato comunque seguendo il principio, come le dicevo, della temporaneità e della necessarietà. Questo stesso trade-off è stato rimesso anche ai singoli datori di lavoro che, in assenza di un quadro normativo abbastanza completo, hanno dovuto loro stessi decidere che cosa sacrificare e in che limiti sacrificare. Classico esempio è quello della rilevazione della temperatura corporea dei dipendenti o dei clienti, effettuata appena scoppiata la pandemia da parte di molte aziende del retail. Peccato però che il garante abbia subito messo un freno, il garante privacy abbia subito messo un freno a queste prassi. Forse ricorderete il provvedimento del 2 marzo del 2020, con il quale il garante, con molta tempestività, regolamento che poi è stato soprannominato non fare da solo, il garante in quel provvedimento con molta tempestività ha detto: attenzione, queste prassi invalse di chiedere informazioni al dipendente sul proprio stato di salute, rilevare la temperatura del dipendente condizionando a questa l'accesso del dipendente sul luogo di lavoro, così come informarsi sui suoi spostamenti in aree a rischio, ad alto rischio contagio, non possono essere unilateralmente imposte dal datore di lavoro. Sono solo le autorità sanitarie o la protezione civile a poter limitare il diritto alla protezione dei dati personali dei lavoratori. Okay. Fortunatamente, in realtà, poi il garante successivamente, rispondendo a delle frequently asked questions, ha modulato in senso più favorevole, diciamo, all'iniziativa dei datori di lavoro questa posizione. Però nei primi giorni dell'emergenza la posizione del garante era molto chiara: non potete rilevare la temperatura, non potete chiedere al dipendente dove è stato, se è stato in una zona rossa. Quindi le aziende hanno dovuto affrontare questa situazione in un quadro di notevole incertezza normativa. Esatto, beh, questo è stato molto complicato, immagino. Pessi, chiedo la stessa cosa anche a lei, cioè fondamentalmente cosa ha fatto nell'immediato OVS anche per ovviare a tutto quello che è accaduto, che è stato descritto anche dal suo collega, e se vuole riassumere anche lei, insomma. Assolutamente, condivido i principi che ha menzionato Filippo, che sono i principi fondanti del nostro ordinamento giuridico. Andando nel pratico, nello specifico di quello che è stato fatto da OVS, OVS è una società che, ahimè, ha dovuto subire per le esigenze di tutela della salute pubblica la chiusura di tutti quanti i negozi a partire da quando è stato implementato il lockdown, e anche a ridurre e a circoscrivere l'attività degli headquarters allo stretto essenziale. OVS ha avuto un particolare trattamento da parte dell'ordinamento, perché, essendo un'azienda di abbigliamento, non è stata immediatamente inserita fra quelle aziende che vendevano un prodotto o commercializzavano un prodotto che era essenziale, ma questo è stato fatto soltanto in un momento successivo per il prodotto bambino, e quindi anche i nostri headquarters sono stati chiusi. Quindi abbiamo dovuto subire a tutela dei dipendenti e a tutela di quello che è un nostro bene primario, ossia dei nostri clienti, la chiusura immediata. Nel momento in cui invece c'è stata la riapertura, noi ci siamo confrontati con un sistema che ho visto che è stato anche, seppur marginalmente, toccato nella precedente sessione, che è quello che è stato la complessità della normativa. Se parliamo in tema di compliance, andando al di là di quelle che sono le attività che devono essere fatte in materia di privacy e quant'altro, chi ci ascolta deve tener conto che il governo ha emesso i DPCM, che i DPCM lasciavano un grande spazio laddove venissero applicate delle misure maggiormente restrittive alle regioni, che in Italia ci sono 20 regioni, di cui 4 a statuto speciale, con 2 province autonome, e dove determinate realtà locali, come le municipalità, come i comuni, potevano emettere delle circolari applicative e dare delle normative ulteriori. Noi ci siamo trovati
in un determinato periodo di tempo, quando sono stati riaperti i negozi, ad esempio a verificare che a seconda delle ragioni le misure del distanziamento sociale erano diverse. C'è chi chiedeva il metro, che era la misura minima, c'è chi chiedeva 1,80 m, c'è chi chiedeva 2 metri. Quindi vi lascio immaginare a chi ci ascolta la complessità di dover implementare un sistema tutelando da un lato quelli che sono i dipendenti di OVS e dall'altro lato i consumatori. Comunque da parte nostra c'è stata la massima attenzione. In sede di riapertura prima della riapertura abbiamo addirittura coinvolto professionisti accademici per capire, perché per noi è un elemento fondamentale capire quanto il virus poteva permanere sull'abbigliamento, sui prodotti che noi vendiamo. Quella è una cosa fondamentale. Quello che è stato provato è che è un virus che non resiste nel tempo, quindi decorse le 24 ore non resiste sul tessuto e sul cotone, e quindi una cosa importante è come noi ad esempio abbiamo gestito i resi. Nel momento in cui qualcuno ci rende un prodotto, perché all'inizio dell'attività non era possibile provare il prodotto nel camerino, ma ci rendeva il prodotto veniva preso, sigillato in una busta di plastica, datato, messa in quella che è la parte del negozio che viene chiamata riserva, quindi una parte deputata a mantenere il prodotto e soltanto a mantenere il prodotto. Poi decorse 48 ore, quindi decorso il periodo massimo, un periodo ulteriore rispetto alla permanenza del virus, i prodotti venivano passati con il vapore che è in grado di eliminare il virus. Quindi questa è una tutela che è stata data dai consumatori. Quindi dal punto di vista della compliance, per indicare anche elementi diversi rispetto a quelli che sono stati indicati dal collega Filippo, possiamo dire: uno, tutela dei dipendenti e tutela dei consumatori; l'altro, massima attenzione da parte della direzione legale di OVS a fare che cosa? A dare la corretta implementazione di quelle che sono state le normative. Un cenno, proprio un flash: quando il prodotto dedicato all'infanzia, quindi il prodotto dell'abbigliamento bambino, ecco, è stato inserito nei prodotti digitali dal DPCM, per noi si è posto un problema epocale, sempre nella realtà di OVS ovviamente, ossia OVS ha due tipi di negozi sotto le due insegne OVS Ultim: il negozio full format, quindi prodotto che viene venduto per la famiglia uomo, donna, bambino, e il negozio dedicato al bambino, cioè OVS Kids e Blue Kids. Mentre queste ultime due categorie, cioè il negozio esclusivamente dedicato al bambino, non rappresentavano una tematica critica per capire posso aprire o no, il full format si poteva aprire o non si poteva aprire. In certe regioni si è deciso che non si poteva aprire, in altre invece abbiamo partecipato anche alle sessioni di Q&A di questioni che potevano essere rivolte al MISE piuttosto che alle regioni per poter chiarire questo punto, e poi a mano con le dovute cautele si è potuto aprire. Che cosa vuol dire? Vuol dire, per cautele le dico, ad esempio, non permettere l'accesso a prodotti diversi da quello del bambino. Certo. E questo significava che si doveva avere il personale, garantire l'accesso, e OVS l'ha fatto anche come uno spirito di servizio verso la comunità, perché i bambini, crescendo anche durante il periodo del lockdown, dovevano avere accesso ai negozi. Non sempre i negozi piccoli sono presenti in tutti i centri, quindi aprire i negozi grandi garantiva questo servizio anche laddove non c'erano negozi piccoli, e non sempre però determinando una remuneratività, una profittabilità del negozio che è garantita per una metratura importante dall'apertura completa del negozio. Però pur di garantire questo servizio si è fatto uno sforzo. L'avete fatto, sì. Esatto, di segregazione, diciamo così, del prodotto non dedicato al bambino per fare il prodotto. Certo, guardi, questo tema dei prodotti legati ai bambini l'avrei posto tra un po', ma lei ha fatto benissimo ad anticiparlo, anche perché è strettamente collegato con gli sforzi che sono stati fatti poi in generale dal negozio, insomma, anche perché poi appunto l'abbigliamento dei bambini è stato considerato un bene di prima necessità, e quindi è stato riaperto tutto il comparto dei bambini prima del resto. A questo punto, Fonzi, stessa domanda per lei, nel senso ovviamente con il prodotto che è ovviamente diverso, cioè Unieuro è stato individuato tra i beni essenziali, quindi tra i negozi con beni essenziali. Voi come avete gestito quindi l'apertura? Lo diceva anche il suo collega, insomma, mi racconti anche la vostra esperienza. Sì, innanzitutto Unieuro effettivamente è conosciuto come un distributore di elettronica di consumo, però distribuisce diverse merceologie di prodotti.
alcuni rientravano tra i beni essenziali, fortunatamente il grosso, il core dell'attività, scusate, alcuni non rientravano tra i beni essenziali, invece fortunatamente il core dell'attività rientrava nei beni essenziali, cioè tutte quelle apparecchiature per le telecomunicazioni di natura telematico o elettrodomestici che funzionali a consentire una vita nell'isolamento della propria abitazione e a consentire soprattutto lo svolgimento delle attività lavorative in modalità smart o agile, come si suol Sì. dire ora. Quindi, innanzitutto, la prima cosa che è stata fatta è, per quanto riguarda la sede, imporre lo smart working a tutto il personale della direzionale, quindi dall'amministrazione al legale alla finanza. Peraltro sullo smart working devo dire che il nostro settore IT, il nostro dipartimento IT si era attrezzato sin dai primi di febbraio. Quindi vedendo molto in anticipo quello che sarebbe successo, aveva dotato tutti noi già della strumentazione necessaria per poter nell'emergenza lavorare in smart working. Per cui la transizione per lo smart working è stata veramente, veramente soft, oserei dire. Per quanto riguarda invece i punti vendita, la prima cosa che è stata fatta è chiudere i punti vendita dall'11, se non erro, dall'11 marzo al 29 marzo, ma non perché fossimo costretti a farlo, ovviamente, perché e di nuovo rientravamo nella categoria dei prodotti essenziali, semplicemente per poter mettere in sicurezza la salute dei lavoratori e dei clienti. Tutto questo è stato fatto di concerto con le rappresentanze sindacali. Così come di concerto con le rappresentanze sindacali, il 29 marzo eravamo già quasi al pieno regime di riaperture. Il 93% dei nostri negozi diretti il 29 marzo erano riaperti, magari con delle limitazioni per quanto riguarda gli orari o per quanto riguarda i giorni festivi, per esempio, o per quei pochi negozi nei grandi centri commerciali che gioco forza dovevano stare chiusi. Certo. Però per il resto i negozi erano aperti, ma con una scarsa ovviamente pedonabilità. Per far questo abbiamo sin da subito dovuto adottare tutte le misure i dispositivi ovviamente di protezione individuale per i dipendenti, le misure di contingentamento degli ingressi, di distanziamento e come diceva il collega Marco, la difficoltà è stata rispondere a diverse interpretazioni della norma che promanava dal livello centrale. Diverse interpretazioni che venivano date a livello non solo regionale, ma come diceva giustamente Marco, a livello comunale. Anche il piccolo comune si sentiva legittimato ad interpretare in maniera più o meno restrittiva la normativa. Quindi io mi sono ritrovato a discutere con dei funzionari della Polizia di Stato di magari piccoli centri della Sicilia, della Lombardia, sull'interpretazione dei DPCM o delle ordinanze regionali. Certo, sì, già quello è stato un primo passaggio fondamentale, ma che spesso non era immediato, quindi comunque questo dilatava anche tutti i tempi di azione, chiaramente, no? Perché poi bisognava stare attenti a non sbagliare a recepire anche le norme contenute, questo è chiaro. Ecco, una domanda per entrambi, io partirei da Pessi perché è inutile girarci intorno. Quando parliamo di settore retail è fondamentale il volume d'affari, però è altrettanto chiaro che insomma, in questo periodo, nei mesi scorsi, ma possiamo anche fare una previsione rispetto ai prossimi mesi, si parla di contrazione, cioè la contrazione è stata pesante. Quindi, insomma, non giro troppo intorno alla questione. Che fare? Come avete pensato di arginare questo problema? So che è una domanda molto Guardi, complicata, ecco. no, guardi, dottoressa, per noi la chiusura è stata un Armageddon, perché chiudere i negozi vuol dire per chi, come OVS, è un soggetto che non ha negozi di proprietà, ma è Eh sì, locatario per vero, definizione. vero. Per i meno tecnici di co coloro che ci ascoltano, locatario vuol dire che prende in affitto i negozi e quindi li paga. Si trova in una situazione a dover pagare l'affitto e a Sì. non avere le persone che entrano nel negozio, non avere coloro che comprano i vestiti e quindi che realizzano quella marginalità che permette di pagare gli affitti. Allora, intanto le do alle fonti una notizia in anteprima, perché in questo momento il Ministero dell'Economia e delle Finanze sta pubblicando un comunicato stampa,
dove indica che OVS è stata la prima società di grandi dimensioni a essere beneficiaria di un finanziamento con la garanzia SACE. Noi abbiamo fatto una grande galoppata, abbiamo collaborato con Cassa Depositi e Prestiti, con SACE, con tutte le banche coinvolte e siamo riusciti ad arrivare a questo risultato che dà liquidità e cassa alla società. Okay. E quindi diciamo che in questo il sistema ha funzionato. Per rispondere però a una domanda che lei ha posto e che è molto puntuale, cioè sulla gestione degli affitti, qui il tema è estremamente importante. E cerco di spiegare. Il concetto è questo: i proprietari degli immobili dicono io ti devo garantire la disponibilità dell'immobile e quindi se ti garantisco la disponibilità mi devi pagare. Ovviamente parlo in maniera molto cruda e cerco di essere semplice di farmi capire. Ma in realtà questo ragionamento può funzionare laddove si parla di una locazione ordinaria, ma dove c'è una locazione commerciale, lo scopo per il quale io prendo in locazione un locale commerciale è quello di realizzare un profitto, almeno di avere quella marginalità che mi permette di pagare i dipendenti, di pagare i vestiti e di pagare l'affitto. È logico, e qui dico una verità alla palissiana, che se lo Stato mi impone di chiudere per ragioni di pubblica salute, io non posso aprire, non posso incassare e non posso pagare. Questo ragionamento, che penso sia estremamente semplice, le assicuro che non viene sempre recepito. Incominciamo a vedere dei timidi segnali giurisprudenziali, ma comunque ben accetti ovviamente, che impediscono l'escussione delle garanzie che normalmente sono date a corredo delle locazioni, sì. A vedere una giurisprudenza che si pronuncia in questo senso, però è un principio che dovrebbe essere accolto. Altro elemento, e mi riferisco alla normativa che è stata emanata, è stato dato la possibilità di dare un credito d'imposta pari al 60% del canone mensile non pagato nei mesi di lockdown alle imprese che hanno subito lockdown. Ma è stata imposta una prima limitazione a determinate categorie catastali che escludevano grandi dimensioni. E poi è stata imposta una soglia di fatturato di 5 milioni. Lei capisce che la logica di escludere il fatturato società come OVS o come Unieuro o come quant'altro o società comunque di grandi dimensioni penalizza in maniera incomprensibile società che comunque, fra l'altro privilegiando il negozio fisico, danno un contributo alla comunità importante, perché se lei pensa al volume di imposte che vengono pagate da società come OVS in termini di IRAP, in termini di IMU, in termini di TARI, sono società che beneficiano non soltanto il fisco nazionale, ma anche il fisco locale, come è assolutamente giusto che sia, creano posti di lavoro, però voglio dire, escluderle da un credito d'imposta significa penalizzarle in maniera ingiustificata, a fronte del fatto, le faccio un esempio, che le realtà alberghiere non hanno questo limite, parlo di 5 milioni di fatturato. Certo. Quindi noi stiamo cercando anche di rappresentare questa situazione, visto che siamo ancora in un momento in cui c'è la conversione del DPCM nel sistema complesso e complicato che è stato implementato in decreto legge in legge, quindi c'è la possibilità di intervenire, stiamo cercando di far capire che ci sono realtà importanti, ma per il bene del paese, mi lasci dire, che devono essere incluse in queste misure. No, certo, ma il bene del paese e del territorio, l'ha detto lei, perché altrimenti poi come risultato finale si penalizza proprio il territorio stesso, no? È quello, lei l'ha spiegato assolutamente benissimo. Allora, Fonzi, anche a lei stessa domanda, insomma, come state cercando di arginare, no, la contrazione che si è verificata in questi mesi, così anche lei mi dà le sue conclusioni guardando al futuro. Sì, no, prima mi collego a quello che diceva Marco relativamente alle interlocuzioni con i proprietari, anche noi come i proprietari dei muri, banalmente detti, anche noi come OVS non abbiamo immobili proprietari, siamo conduttori con una formula di locazione commerciale oppure di affitto. La nostra posizione, le nostre argomentazioni, quando ci siamo confrontati in queste interlocuzioni con i proprietari per in qualche maniera sposare un approccio solidaristico
alla situazione economica che stavamo fronteggiando, la nostra argomentazione non poteva nemmeno essere quella: siamo stati chiusi. Per noi siamo stati chiusi solo 15 giorni e tutto sommato siamo stati chiusi per nostra volontà, perché tecnicamente potevamo rimanere aperti. In realtà il tema qual era? È vero che noi siamo rimasti aperti, però il fatturato del cosiddetto brick and mortar, cioè dei negozi fisici, ha subito una drastica riduzione che è stata solo in parte compensata dall'online. L'online ha registrato nei 3 mesi colpiti dalla pandemia in maniera più forte, ha registrato crescite oltre il 200%. Però lei consideri che un euro fattura 2 miliardi e mezzo, più o meno, 2 miliardi e 4 e qualcosa, e l'online pesava il 10-11%. Quindi sì. Il fatturato recuperato con l'online difficilmente può compensare la perdita di fatturato che abbiamo avuto sul canale fisico, sul canale online. Poi è ovvio che in un settore come il retail, quindi con delle marginalità sicuramente non paragonabili alla farmaceutico, al lusso, all'alta moda, il Covid non poteva non impattare sui ricavi, sulla marginalità e anche sulla liquidità. Sui ricavi, come le dicevo, ci siamo attrezzati per riaprire il prima possibile, ancorché l'abbiamo fatto sempre e solo con il concerto con le rappresentanze sindacali, e spingere ancora di più sull'online. Per quanto invece riguarda la marginalità, anch'essa molto colpita dal fatto che i prodotti più popolari, stavo traducendo erroneamente dall'inglese, volevo dire più richiesti, erano i prodotti i PC, fondamentalmente i prodotti legati al computer, allo smart working, che sono per il nostro settore i prodotti con i più bassi margini. Inoltre quindi a fronte magari di una maggiore richiesta, però ovviamente certo. Il guadagno lì è sì, anche perché l'online si porta con sé, gioco forza, una marginalità minore, perché comporta dei costi logistici maggiori. Ok. Certo. Dal punto di vista invece della liquidità, abbiamo per il momento valutato, a parte prendere delle misure abbastanza eccezionali come il ricorso agli ammortizzatori sociali, il blocco del pagamento dei dividendi in deroga alla dividend policy che abbiamo come società quotata, e al blocco di tutti gli investimenti, nel senso di acquisizioni, siamo una società molto acquisitiva e quest'anno ci siamo dovuti per il momento congelare. A parte questo, direi che stiamo valutando, come hanno già fatto in OVS, sono stato un po' i precursori OVS, stiamo valutando l'accesso alla garanzia, alla linea di credito garantita da SACE. Su questo devo dire che vado un po' controcorrente, ho riscontrato e ho registrato una buona reattività dalle banche e dalla stessa SACE. Purtroppo quello che in qualche maniera rallenta il processo, poi Marco ha sicuramente un'esperienza diversa e anche Marco più completa, perché lui ha già portato a termine il processo, noi ancora stiamo valutando se partire o meno con questo processo, però è quello che ha sicuramente rallentato la difficoltà della interpretativa delle norme. Sì. Non si capisce esattamente qual è l'ambito dei divieti. Lo abbiamo detto anche prima, ha ragione, esatto. Sì, questa cosa è ritornata effettivamente in tutti gli ambiti di discussione di questo pomeriggio, quindi lo sta confermando anche, esatto. Io sono in chiusura, però Tessi, concorda anche lei con quello che dice, insomma, Fonzi? Allora, per noi è stata una galoppata quella di chiudere con SACE. Nel comunicato odierno emesso dal Ministero dell'Economia e della Finanza si legge, e ci sono due pilastri di quelli che sono i divieti posti dall'erogazione di questo tipo di finanziamento. Uno è il mantenimento dell'occupazione da parte dell'azienda nei confronti dei dipendenti, e l'altro è quello di non distribuire dividendi, no? Come ha anticipato Filippo, che è un principio poi di buona amministrazione, di buon imprenditore, di buon padre di famiglia. Quindi diciamo che
se è vero che ci sono delle zone di interpretazione ancora da chiarire, è anche vero che devo riscontrare l'esperienza di OVS con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Cassa Depositi e Prestiti e con SACE, è un'esperienza positiva. Certo, allora io e Filippo siamo familiari con i contratti di finanziamento, lei per fortuna dottoressa non lo è, sappia che i contratti di finanziamento hanno normalmente una consistenza tipo guerra e pace. Se a questo si unisce poi le disposizioni che sono state date dal governo, che sono estremamente complicate, certo, non è per quello, l'ho detto prima con un termine che cercava di riassumere l'idea, non è stato facile, è stata una galoppata impegnativa. Sì, ha reso effettivamente l'idea. Chi come OVS è una società quotata, è abituata ed è, ha diciamo, il corpo allenato ad avere una sorta di trasparenza e di compliance nella documentazione che le facilita l'accesso a questo tipo di finanziamento. Però vi assicuro che non è banale. No, l'avete direi reso bene anche con delle parole che insomma alle quali non serviva aggiungere altro. Quindi io vi ringrazio Marco Pessi, General Counsel di OVS, e naturalmente Filippo Fonzi, Legal Director UniEuro. Grazie mille per questa chiacchierata. Noi andiamo in pubblicità, tra poco abbiamo la quinta e ultima sessione, ancora parleremo di cosa ha significato per le multinazionali gestire il coordinamento e il bilanciamento tra tutte le diverse normative locali, quelle di cui stavamo parlando anche poco fa. Vi aspetto per l'ultima parte della trasmissione.